Oggi parleremo di metodi di valutazione delle aziende e quindi di calcolo del fair value delle azioni e delle aziende, ovviamente. Ebbene, una prima considerazione da fare, tanto per sgombrare il campo da eventuali equivoci, è che non esiste un metodo per il calcolo del fair value. Chi tenta di vendervi l'idea che ci sia un metodo unico per il calcolo del fair value è un ignorante. È uno che non sa ciò che dice. È uno che ha imparato quattro cose e ripete sempre quelle, anche quando è inopportuno ripeterle. In realtà esistono moltissimi metodi di valutazione, moltissimi metodi di calcolo del fair value. Ognuno è applicabile in un ambito particolare, in una circostanza particolare, ad un'azienda particolare. In realtà bisogna dire che non esiste un solo fair value, esistono diversi fair value, dipende da ciò che si vuole calcolare. Il fair value per un piccolo azionista che mette i suoi soldi in borsa è ovviamente diverso dal fair value per la grande azienda che sta cercando di acquisire un suo concorrente. In questo secondo caso il fair value è quanto viene di vantaggio all'azienda che acquisisce dall'acquisizione del concorrente, che è cosa diversa rispetto, ad esempio, al fair value per un piccolo azionista che compra le azioni in borsa e si aspetta di farci un guadagno a rivenderle, oppure che si aspetta di ricevere un dividendo adeguato. È ovvio che nei due casi l'approccio è sostanzialmente diverso. Parimenti, il fair value di un'azienda in perdita non può essere misurato col fair value, col metodo con cui si calcola il fair value di un'azienda che guadagna, perché manca il guadagno. E quindi, se ad esempio adottassimo il metodo del PE, del price earning, prezzo utili, ci mancherebbe la sostanza per cui moltiplicare, cioè gli utili. Quindi che senso ha discettare all'infinito di quale sia il rapporto prezzo-utili migliori se poi, nel caso di un'azienda in perdita, mancano gli utili e quindi quel sistema non è utilizzabile? Il fair value di un'azienda in crescita, un'azienda, una IPO, un'azienda appena nata, un'azienda che si è appena avviata sul mercato, è ovvio che il suo fair value è diverso e si deve calcolare in maniera diversa rispetto al fair value di un'azienda che ha una storia di anni, che è sul mercato da anni, che ha una presenza consolidata, che, diciamo, potrebbe essere definita un'azienda matura. Quindi chi fa l'analista e sa quello che fa, prima di cominciare a sragionare di fair value, deve capire, deve comprendere perfettamente cos'è che ha davanti, cos'è che sta cercando di fare, cos'è che sta cercando di calcolare. Sta cercando di calcolare il fair value di un'azienda matura, di un'azienda che ha espresso tutte le sue potenzialità e che quindi, molto probabilmente, vuole raccogliere i frutti di quanto ha
seminato precedentemente. Oppure sta cercando di calcolare il fair value di un'azienda che è ancora in fase di semina, che è ancora in fase di lancio, si sta lanciando sui mercati mondiali, sta investendo sui mercati mondiali e quindi non è ancora sul punto o al punto di raccogliere quanto ha seminato. È ovvio che questo secondo caso, il fair value di un'azienda in queste condizioni, è diverso rispetto al caso di prima, l'azienda che ha seminato e che vuole raccogliere. Il fair value di un'azienda che cresce è diverso dal fair value di un'azienda che non cresce. Ed è ovvio che il metodo di calcolo deve essere diverso. Il fair value di un'azienda che ha debiti si calcola in maniera diversa rispetto all'azienda che non ha debiti. Bisogna che il metodo che utilizziamo tenga conto di questa sostanziale differenza, della differenza cioè tra un'azienda che è piena di debiti e un'azienda che debiti non ha. E, badate, non necessariamente il fatto di avere molti debiti è sempre negativo. Si può scegliere di avere molti debiti per ridurre il carico fiscale, ad esempio. In alcuni casi, avere più debiti aumenta il fair value, perché riduce il carico fiscale, per esempio. Sto cercando di dirlo in maniera più chiara e dettagliata possibile, che numero uno non c'è il metodo unico o il metodo migliore per il calcolo del fair value, e numero due l'analista, colui cioè che si propone di calcolare il fair value di un'azienda, deve avere una mentalità talmente aperta da non dare nulla per scontato e da non assumere a priori che ci sia un unico sistema, un unico metodo o, peggio ancora, un unico fair value. In questo mestiere l'intelligenza delle persone è l'aspetto fondamentale, principale della valutazione. Chi fa valutazioni deve conoscere tutto il panorama, deve sapere quali sono i metodi disponibili, deve conoscere tutte le possibilità e, caso per caso, applicare quella che in quel caso si adatta meglio rispetto agli altri.